In diretta, in diretta, siamo in diretta, aspetta che mi collego con l'altro telefono, altrimenti non capisco. Eccola qua. E mi metto. Benissimo, mi sentite? Ok, vediamo, Sono a pantaloncini. Oggi è da ridere. Oggi è proprio da ridere. Vediamo chi c'è. Oriana. Ciao Silvio. Devo. Oggi sono bello comodo, eh. Mi sentite? Siccome l'audio. Com'è l'audio? Fatemi sapere. Lo metto anche io un cuore. Carmelo, anch'io metto tanti cuori oggi, guarda. Tantissimi. Chi se la ricorda questa? Qualcuno di voi si ricorderà questa tabella. Giovanni Liguori, ci guardano di ferita. Ah, che tanti abbracci, che bravi, che bello. Che bello. Ciao, da casa, oggi da casa. Oggi sono contento. Oggi sono molto contento. Giuseppe, Andrea, Enzino. Ciao, Enzino. Che bello. Maurizio Perucci, che. C'è qualcuno che ogni volta condivide e questi sono sempre, semprissima, Maurizio e Ennio nei loro gruppi. Quindi non l'ho mai fatto pubblicamente, li ringrazio pubblicamente perché è molto bella questa cosa. Giovanni Mango dice che si sente bene. Ottimo. Assunta Tricoli, beh dai, siamo di fronte. Chi è che ride? Alessandro Conad di Fraia, ciao. Davide, Dario, Maurizio, Gabriella. Ritorno all'inizio. Giuseppe Prante del Curioso, finalmente in diretta. Contento, il ciel ti aiuta. Sì, mi aiuta. Oggi sembri un boss. Mi manca il sigaro cubano, eh? Il boss del terriccio. Ciao Simonetta. Ciao Simonetta, bentornata. Simonetta è un amore di ragazza. È un amore di ragazza, veramente. Non dico di più. Andrea, Antonio, Maurizio, Frank. Frank, volevo. La tabella la conosciamo bene. Sì, fu Silvio, se notate, allora H maiuscolo e P minuscolo, quindi PH. Bello abbronzato, ho preso un po' di sole. Ciao Frank. È interessante che tu ci sia perché così capisci tante cose, ma mi stanno arrivando molte richieste per capire cosa sia la bardula. Già da questa tabella vediamo parecchio. Non cadere. Speriamo che non cada. Qui batteria in questo ce n'è, quindi la stacco così posso leggere anche le vostre eventuali domande. Mi metto comodo, spero che non vi dispiaccia. Andrea Orsi, dai, 39, chi non si è ancora collegato poi la vedrà completamente in differita, perché questa è interessante, importante, come la prima che feci, però la prima volta mi pare che feci tre dirette per spiegare tutto quello che c'è qua dentro,
perché prima di tutto spiegai che cosa sono queste cose, la CSC, l'allofania, il pH, tutto il resto, NPK, il ferro, il magnesio, il calcio e la durata. Però oggi facciamo un po' prima. Ciao Manuel, oggi la facciamo più breve, tanto c'è la tabella, cerco di spiegare a grandi linee, velocemente. Questi tre elementi, bardula, acarame e pomice, sono tutti e tre di origine vulcanica, ok? Solo che ci sono delle grosse differenze. Bardula e pomice sono ottenute tramite macinazione. L'acadama no, l'acadama è una terra che viene raccolta con delle pale meccaniche messe ad essiccare dentro dei tunnel e poi viene leggermente setacciata e divisa in granulometrie, ma è un procedimento molto veloce perché altrimenti tenderebbe a consumarsi sul setaccio. Se tu volessi farlo bene, questo è il motivo per cui dentro i sacchi troviamo tantissima polvere di bardula, di acadama. Ok? Quindi l'acadama è una terra, è solo una terra. Si può dire che a livello vulcanico possa essere una sorta di bardula, ma molto più vecchia e molto più degradata dagli agenti atmosferici. La più dura di queste tre a livello fisico-meccanico è la pomice, la più dura. Però la differenza tra ad esempio bardula e acadama a livello fisico è che l'acadama anche da asciutta si schiaccia facilmente, la bardula da asciutta non riesce a schiacciarla. Mentre da bagnata l'acadama proprio sfanga, si dice così che sfanga, quindi se tu la bagni e fai una leggera pressione si trasforma in fango. Come pure se la metti dentro un acquario l'effetto è proprio che sfanghi, che nel passare di qualche mese diventa come una sorta di fanghiglia. Questo non avviene con la bardula, quindi il termine tecnico è che non sfanga, nonostante sia una terra, sia formata da granelli, che da bagnata perde un pochettino la sua resistenza meccanica allo schiacciamento, ma vi garantisco che anche da bagnata è abbastanza forte. Se tu schiacci si divide in altri granelli, difficilmente la schiacci completamente come se fosse fango. Questa cosa non avviene con la pomice perché è un materiale molto più duro e quindi sia da asciutta che da bagnata non riuscite a schiacciarla con le dita. Questo valore è il valore, non per niente questi due valori sono messi in alto, non è un caso, perché sono i due valori più importanti da tenere in considerazione per un terriccio da utilizzare in vaso. Quindi CSC, dove per essere ben sfruttata all'interno di un vaso ha questi valori da 0 a 30 mec. Ovviamente esistono valori molto più alti di 30, si può arrivare anche a valori di migliaia o di 1000, ad esempio, come quel materiale, ad esempio la ciabasite, ad esempio, come si chiama la ciabasite? Mi sfugge quel materiale lì. Vediamo quanti siete? Quanti siete? Ci sono domande sino adesso? È tutto chiaro? Tutto chiaro. Ok, allora, il CSC, capacità di scambio cationico, è la capacità di attrarre sostanze. Io la faccio molto semplice la spiegazione perché non mi voglio addentrare, per coltivare non ci serve capire a livello molecolare, a livello chimico, che cosa avvenga, ma semplicemente quella capacità di attrarre sostanze nutritive per poi rilasciarle. Quindi sulla bardula abbiamo una capacità di scambio cationico praticamente vicino al valore massimo di 28, nell'acadama 18 e nella pomice 0. Cosa significa? Che se io quando metti il concime sul substrato, questo concime non viene solo ceduto tramite l'acqua alle radici,
ma viene ceduto tramite l'acqua anche al terriccio, che avrà una capacità più o meno di trattenerli, per poi ovviamente rilasciarli nel momento in cui nell'acqua ad esempio non c'è concime. Quindi con la pomice, da poco mi è arrivato un messaggio, questo lo devo dire perché io questa cosa la dico spesso, con la pomice nel momento in cui smetti di concimare, siccome lei ha una CSC 0 o prossima allo 0, se tu smetti di concimare, nel giro di qualche settimana la pianta va in carenza nutrizionale. Questa cosa mi è arrivato un messaggio da poco da parte di un membro del gruppo BioBonsai, dove mi diceva: Stefano, hai ragione, ho lasciato delle piante in pomice 2-3 settimane senza concime e sono andate in crisi. Quindi hanno perso il colore, hanno smesso di crescere, eccetera, eccetera. Addirittura, quando avrete la bardula, fate una prova, questa è molto semplice, poco drastica da fare, una prova che ho fatto io, che ho fatto fare anche a qualche mio amico. Se avete delle piante in pomice, una pianta in pomice, lasciatela senza concime, tirate via uno strato di 2-3 cm in superficie di pomice e lo sostituite con la bardula, ok? Noterete dopo 2-3 settimane, ovviamente nel periodo vegetativo, noterete un cambiamento in positivo della capacità di crescita, del colore della pianta, del suo stato di salute, ok? Lo noterete in positivo. Questo perché? Perché nella bardula sono contenuti una gran quantità di microelementi, di mesoelementi, ma anche addirittura di potassio, come se fosse un amendante, quindi 1,8%. Quindi capacità di scambio cationico e quella capacità di trattenere e poi rilasciare sostanze nutritive. Quindi con la bardula concimiamo, 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 d'inverno smettiamo di concimare, la bardula cosa fa? Cede sostanze nutritive. Quindi in pratica noi fisicamente smettiamo, ma il terriccio continua a cedere. E questo è il motivo per cui in primavera diciamo che le piante coltivate in bardula in primavera durante l'inverno hanno una reazione diversa ad esempio alle lavorazioni, perché come tutti sappiamo le lavorazioni importanti, le piegature dove ci serve una pronta ripresa della pianta nella cicatrizzazione dei tessuti quando andiamo a storcerli, ad esempio lo facciamo molto d'inverno sui pini, sui ginepri, quando utilizzi la bardula la pianta è super avvantaggiata nel ripristinare più velocemente possibile gli scorrimenti linfatici che noi andiamo a interrompere e a craccare quando facciamo sia lavorazioni pesanti su rami, sui primari, che sul tronco ad esempio, quando pieghiamo grosse parti di tronco, ma anche sulla vegetazione che sta più all'esterno rispetto al disegno totale della pianta. Altro valore importante è l'allofania. Essere allofano significa, se un terriccio è allofano, significa che ha la capacità di assorbire e rilasciare carbonati di calcio. Questo è una grossa pecca che ha la Kadama, perché nel momento in cui tu, ti faccio un esempio, hai un'acqua tipo pH 8, quando tu utilizzi la Kadama quest'acqua viene il pH di quell'acqua lì viene abbassato naturalmente dalla Kadama, perché essendo allofana trattiene i carbonati di calcio. Quindi tu stai irrigando un'acqua pH 8 e magari alle radici arriva a pH, nello strato da metà in giù ovviamente arriva a pH, faccio un esempio, pH 7. Nel momento in cui la Kadama si satura di carbonati di calcio, non solo tu inizierai ad irrigare con acqua pH 8 e tale rimane, ma c'è la possibilità, ad esempio quando piove, che la Kadama ceda
carbonati di calcio. Cosa significa? Che il pH all'interno del vaso tende a oscillare, a modificare continuamente. Questa cosa non avviene con la bardula e con la pomice. Questo è il motivo per cui, lo dico per gli acquariofili, quindi interessa ad Andrea Dede Celetti, che ha ordinato della bardula anche per fare l'acquario. Quindi nel momento in cui tu vuoi realizzare una vasca, con l'acadama devi metti lo strato di acadama, metti l'acqua e aspetti e fai vari cambi di acqua sino a che l'acadama non si saturi di carbonati di calcio, in modo tale che poi il pH più o meno resti stabile dell'acqua. E devi aspettare anche un mese prima di mettere a dimora le piante. Questa cosa non la devi fare con la bardula. Se con la bardula fai una vasca e dove devono essere piantumate delle piante d'acquario, tu puoi allestirla il giorno stesso. Crei la tua acqua pH 6,5, 6,7, pH 6 e realizzi il giorno stesso fondo, acqua e piante nello stesso momento. Ok? Anche la pomice non è allofana, non ha la capacità di assorbire e rilasciare carbonati di calcio. Ciò significa che all'interno del vaso noi regoliamo il pH per irrigare non modificando il pH della terra, ma modificando il pH dell'acqua. Grosso vantaggio. Allora, cosa succede qua? Vedi il pH di terriccio della bardula è 8,5. Però se noi ci mettiamo ad esempio un 30% di canuma e irrighiamo con un'acqua pH 6,2, noi possiamo coltivare benissimo azalee, senza problemi, perché il pH della bardula non influisce nella coltivazione. Quello che influisce nella coltivazione è il pH dell'acqua di irrigazione, che noi avremo modificato a nostro piacimento in base a cosa dobbiamo coltivare. Cosa che non avviene ad esempio con l'acadama. Acadama pH 7,5. Quindi se io coltivo con, ti faccio un esempio, con un'acqua pH 6,5, questa qua tende comunque ad abbassarsi perché tende a cedere i carbonati di calcio. Quindi cederà carbonati di calcio se utilizziamo un'acqua inferiore a pH 7. È per questo che anche perché con l'acadama non è tanto semplice coltivare. Ok? Anche con la pomice non viene modificato. Sostanze nutritive. È molto semplice leggere questa tabella. Se io coltivo con la pomice senza concimare, non ottengo crescita, anzi molte piante tendono addirittura a morire. Se io utilizzo la bardula e non utilizzo concime, vi garantisco perché per un anno la pianta ha tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno per vivere. Non crescerà abbondantemente, crescerà poco perché ha pochissimo azoto, però ha tutte le sostanze nutritive per poter vivere bene. Ok? Chiaro? Chiaro questo? Quindi abbiamo delle percentuali di NPK esattamente invertite rispetto all'acadama. Ok? Pomice tutto zero. Poi abbiamo un'ottima percentuale di ferro. Ok? 3% di ferro cedibile. Anche qui devo dire una cosa importante per quanto riguarda il ferro, perché io dico, consiglio sempre di utilizzare acqua pH 6,5, perché se noi utilizziamo un'acqua con un pH troppo basso, 6, 5,5, la quantità di ferro che andrà a cedere diventa tossica per le piante, ok? Può diventare tossico. Quindi giusto un po' meno 7, un po' più basso di 7, subacida, 6,5, ed è perfetta per coltivare. Poi questi due elementi sono importantissimi per la coltivazione. Ok, quindi 1% di calcio e 0,5% di magnesio. Con questi due elementi che cosa ci servono nella coltivazione? Innanzitutto, se c'è la presenza di magnesio, viene facilitata l'assorbimento di NPK. Chiaro? Il calcio ci serve per i tessuti, funziona un po' come noi.
per la robustezza dei tessuti insieme al potassio. Durata. La durata della kadama, io ho messo qua da 1 a 3. Per quanto mi riguarda, la kadama dura 6 mesi. 6 mesi e poi diventa pappa. Poi si impappa completamente, si tappa tutto. Quindi nel momento in cui noi facciamo il rivaso, usiamo kadama, per 6 mesi coltiviamo bene. Dai 6 mesi in poi iniziamo a avere problemi di asfissia, di meno aria, quindi il rendimento della pianta cambia completamente. Questo non avviene con la bardula. Okay. Questa cosa non avviene con la bardula perché non si sbriciola così facilmente, solo con le irrigazioni. La durata della pomice ho messo infinito perché comunque la puoi utilizzare all'infinito perché non si consuma e non sfanga. Queste sono le differenze sostanziali tra bardula, kadama e pomice. Come potete vedere, molti dicono, ma la kadama rispetto alla bardula è una sorta di... No, vedete che sono completamente diverse? Proprio per questo motivo, l'essere allofano, quello di non avere, la bardula non ha la capacità, per fortuna, di assimilare e rilasciare carbonati di calcio. È estremamente stabile. A livello di pH estremamente stabile, se tu ti prepari l'acqua giusta, sai che le piante, acqua pH 6,5, sai che le piante assorbiranno acqua pH 6,5, come tu l'hai preparato. E questo non avviene con la kadama, assolutamente no. Ok? Quindi tutti questi pH qui, questo qui è solo pH, il pH della bardula. Così alto è dovuto dalla forte presenza di carbonati di calcio insolubili. Non ha nulla a che vedere con questo. Quindi occhio, viene detto che la pomice è ricca di ferro, è ricca di potassio, è ricca di un sacco di cose. Non è vero, non è assolutamente così. Una questione è di cosa sono fatto, un'altra questione è cosa cedo. Quindi tutti e tre sono di origine vulcanica e sono fatti da molecole che poi danno vita a vari minerali, ok? Quindi ferro, potassio, qualsiasi cosa. Però un conto è di cosa sono fatto e un altro conto è cosa cedo. Chiaro? Quindi la bardula ha un pH 8,5 perché ha un'alta percentuale di carbonati di calcio, ma non solubili, di conseguenza non incide nella coltivazione perché non è allofano. Ma questo è ottimo, questo è un ottimo valore. Anche la kadama non fosse altro che tende a consumarsi. Ci sono domande ragazzi? Vediamo un po'. Quest'ora sono ancora in ufficio. Marco Norini, la guardo dopo. Marco Fazzone, ciao. È importante oggi. Ciao Sandro Segneri. Ciao Sandro. Fa piacere. Mi fa molto piacere. Da che ci guardiamo in faccia, su. Ci guardiamo in faccia un po' e vediamo di rispondere un po' di domande. Se sono stato chiaro. Staracci Antonio, bella cosa, eh? Bella cosa. La tabella è ancora visibile. Oggi mi sono messo a casa in mis maison. Ok, spengo il telefono. L'altro telefono. Voglio vedere cosa si intende con bagnare con il pH giusto. Gianluca Spilinga. Allora, è da tempo e da tanto che spiego che per poter... La cosa importante per poter coltivare bene è avere il pH dell'acqua giusto. Non significa, e questo
significa che non devi prendere l'acqua così com'è e darla, devi fare dei test e stabilirne il pH, agire di conseguenza. Quindi io consiglio sempre di utilizzare un'acqua con pH 6,5. È un valore medio ottimo. Un valore medio, cioè per coltivare un po' tutte le piante, che non siano acidofile ovviamente, che non siano azalee, ottimo, ottimale. Va bene per i pini, per i ginepri, per gli olivastri, per le principali varietà che utilizziamo, ok? Il lapillo. Allora, il lapillo io non lo utilizzo. Il lapillo ha la stessa valenza della pomice. Ragazzi, non vale né più né meno della pomice. Se voi notate, il lapillo ha una struttura vitrea, quindi è vero che dal suo colore capite che è fatto di tanto ferro, ci sono tanti minerali, ma non sono cedibili perché ha una consistenza vitrea, non ha nulla di solubile in acqua il lapillo, ragazzi, ok? Ha lo stesso valore della pomice, tale quale. Allora, Simone Taloi, la pomice che viene utilizzata, che i ragazzi che noi utilizzavamo, io non la utilizzo più, io ho fatto una prova sinceramente con un pallet intero, misi 300 Yamadori, tutti in pomice pura, tutti quanti, ok? Allora, la pomice, ragazzi, è un materiale riempitivo per vivaisti. Questo è il primo utilizzo, è uno dei due utilizzi che viene fatto principalmente della pomice. È un materiale riempitivo per vivaisti. I vivaisti utilizzano pomice e terriccio universale tipo 70-30-80-20, ok? È solo riempitivo. Ciò significa che serve per riempire il vaso affinché le piante radichino sopra, ma poi sono piante da vivaio che il vivaista coltiva affinché poi tu le pianti in giardino, dopodiché faranno le loro radici. Si utilizza molto per via del basso costo, ok? Questo è il motivo. Ma se tu, chiunque, cerchi di coltivare in pomice e biologico senza utilizzare fitofarmaci, nessuno ci riesce, nessuno, è impossibile, perché a livello idraulico, così si dice, quindi all'interno l'umidità del vaso all'interno non lavora in maniera omogenea come lavora la bardula, ad esempio, tende a lavorare in maniera omogenea, l'umidità dei granelli tende a uniformarsi, quindi da sopra è vero che evapora, ma i granelli che ci sono sopra, che mentre asciugano tirano umidità anche da quelli sottostanti. Questo avviene con le granometrie più fini, con le granometrie grosse è molto stentato questo processo. Ho visto che ci sono molte domande, adesso guardiamo un po'. Vediamo un po'. Ciao a tutti. Ah, sì. Grazie Frank, Gabriela. Allora, Staracci Antonio, abbiamo letto. Si intende per bagnare il pH giusto, abbiamo detto. Ciao Massimo Melis. Il lapillo ad avercela all'epoca la bardula. Ce l'abbiamo adesso, ragazzi. Adesso vi spiego anche perché esiste. Perché esiste la bardula? Ciao a tutti. Davide. Ah, Davide. Davide, guardala in differita. Massimo Santini, se superi 6,5 in su e in giù. Allora, se stai troppo basso col pH... ti faccio un esempio, se stai a pH 5,5 il ferro ceduto potrebbe diventare tossico per alcune varietà, ok? Se stai sopra i 7 il ferro, ti faccio esempio sempre del ferro, il ferro ceduto è troppo poco, quindi 6,5 è un ottimo valore affinché un valore medio affinché tutti gli elementi, non solo il ferro e NPK e tutto il resto, siano ceduti ad una buona quantità, siano resi assimilabili
facilmente dalle piante, né troppi né pochi. Sì, l'altro utilizzo della pomice è in campo edilizio, perché ha una buona resistenza meccanica, viene utilizzato per fare i solai alleggeriti e anche una buona capacità termica, di isolamento termico. Ok? La zeolite. La zeolite, il campo di utilizzo della zeolite, ha una CSC elevatissima, cioè mi pare che i suoi valori arrivino, non voglio dire cavolate, però o centinaia o addirittura valore 1000. Cosa significa? La zeolite, per quanto tu possa concimare, lei si mangia al massimo il concime e quindi, quindi tende sempre ad assorbire la funzione principale della zeolite è quella di filtro, quindi ha un impiego in campo industriale per bonificare terreni inquinati, per bonificare acqua inquinata, grazie alla sua elevatissima capacità di scambio cationico, grazie alla sua elevatissima CSC. Quindi è una sorta di pomice. Ok? È una pomice con un'elevatissima capacità di scambio cationico. Io l'ho utilizzata, ho fatto un piccolo test con 10 piante, non mi è piaciuta per niente. Non mi è piaciuta per nulla, non assorbe abbastanza acqua e quindi puoi sbagliare troppo nelle irrigazioni. Già questo ho visto di problema. Se la usi pura. Io i test li faccio sempre con i terrici puri. Non parliamo di mix perché con i mix sono bravi tutti, ma una volta che tu coltivi in vaso bonsai, i mix non ti servono più a niente, sono difficili da gestire. I discorsi che faccio io sono sempre inerenti alla coltivazione biologica, ciò significa senza l'utilizzo di aiutini, di fitofarmaci, di cose che vanno ad ovviare ai tuoi errori, dai troppa acqua e allora diamo i fungicidi sistemici, così stiamo a posto, e altri escamotaggi, insetticidi, eccetera, eccetera. Ciao Davide Macchetti. Anna, che ne so io? La bardula è un terriccio che ho trovato io, devo spiegare perché. Prego Massimo. Il metodo migliore per misurare il pH è il pHmetro, pHmetro elettronico. Li trovate su eBay, su Amazon, state su un prezzo medio, basta anche tra i 30 e i 50 euro, va benissimo. Roberto. In che caso si dovrebbe mischiare pomice e bardula per aumentare l'umidità? Ci avevi detto che era possibile, ma senza fare esempi. Allora, non lo so, non ti so rispondere da esperienza personale. So che Zino utilizza un mix di pomice e bardula perché lui coltiva in terrazzo e ha bisogno di un'umidità ancora più elevata. Cosa che io non faccio, io per avere un'umidità più elevata agisco sulla granulometria. Quindi con la granulometria 3,5 ottengo il massimo, secondo me. Ottengo il massimo, anche perché se non riesco poi cerco di coprire d'estate, ad esempio se evapora troppo velocemente l'acqua, cerco di coprire il substrato con dello sfagno. Molto semplice. Per ottenere una giusta acqua, starace attonio, mischiare acqua distillata con acqua del rubinetto. Va bene. Bene. Sì. Certo, la tagli. Si fa negli acquari. Starace, mi stai chiedendo una cosa che sai. Vogliamo aggiungere un po' di preziosità alla diretta. Si può dire che c'è stata una discussione molto accesa sull'acqua osmotica. Non usate acqua osmotica pura, oppure se usate acqua osmotica pura dovrete poi aggiungere dei sali che vengono usati in acquario per rendere il suo pH stabile, perché è un pH fortemente instabile
dovuto alle differenze di temperatura, ok? Quindi la temperatura fa cambiare parecchio il pH. L'ideale è usare semplicemente acqua di rubinetto, possiamo tagliarla con l'acqua distillata, possiamo tagliarla con acqua osmotica, correggiamo, misuriamo il pH e lo correggiamo poi con acido citrico, acido acetico, succo di limone con l'aceto. Ok? La scheda tecnica all'inizio del video c'è tutta la scheda, guarda, guarda, adesso probabilmente la vedi al contrario, non lo so come la vedete, leggete al contrario o leggete giusto, perché io la vedo al contrario. La scheda tecnica sta lì. Vediamo. L'intento era questo. Sì, tagliatela l'acqua, usate quella. Io ad esempio ho un'acqua di rete. Ottima, suo pH 6,5, l'avevo intuito perché sono 2 anni che coltivo senza avere depositi di calcio e quindi avevo già intuito che il suo pH fosse ottimale. Acqua delle bottiglie va bene perché non è, perché anche se fosse acqua osmotica non è super filtrata e quindi viene lasciato un contenuto di sali abbastanza adeguato. Quella riportata sul prodotto. Ma che significa? Questi sono i valori? Sul prodotto ci saranno questi valori qua. Anzi, neanche li metterò. I sacchetti che verranno fatti adesso della bardula, non penso che non ci sarà, o forse la farò adesso. Non ci avevo neanche pensato di metterli. L'acqua del depuratore. Sì, l'importante è che non sia osmotica pura, che non esca così tale quale dall'impianto di osmosi, altrimenti non va tanto bene, non va tanto bene, va tagliata. Ah, utilizzate l'acqua del rubinetto. Allora, perché la bardula è venuta fuori? Perché da dove è venuta fuori la bardula? La bardula è venuta fuori dal fatto che io cercassi la Kadama in Sardegna, ok? Quindi, siccome ho sempre pensato che la Sardegna, sia un piccolo Giappone, dove abbiamo i ginepri fantastici, ho studiato le forme della natura in Sardegna, ho scoperto che sono zen. Quindi, che dice Franco Messina? Non riesco a tagliare l'acqua, le mie forbici non sono adatte al taglio. Franco Messina. Ma tu sei talmente forte che con un colpo di karate riesci a tagliare l'acqua. Che fai a fare palestra? Quindi, secondo me, in Sardegna c'era la Kadama. Questo lo pensavo da 20 anni fa, da quando ho iniziato. Ma perché io cercavo qualcosa di alternativo? Perché ho sempre coltivato, sin da piccolino, poi ho fatto parecchio vivaio e i terricci li ho usati tutti. Tutti in purezza, in mix, tutti li utilizzavo. Ho avuto anche 50.000 piante in coltivazione contemporaneamente, da irrigare tutte a mano, tutti i giorni. E quindi ho potuto anche sperimentare l'irrigazione manuale, sperimentare il cambio del pH, come si fa in un vivaio serio, la fertirrigazione. Quella che beviamo, ma nel Colombo va bene. L'acqua che bevi va bene, va ancora meglio se vedi un po' come il pH, non so quanto sia il pH dell'acqua che beviamo, ma c'era una bottiglia. C'era una bottiglia. No. Vado in frigo. No. Questa. No. Non ce l'ho. Non ho una bottiglia perché io utilizzo. Non trovo la bottiglia adesso. Perché utilizzo il filtro per il rubinetto, visto che l'acqua è buona e io bevo quella del rubinetto, è potabile e utilizzo uno di quei boccali col filtro, va benissimo. Non dà alcun problema. Che ora abbiamo fatto? Sì, oggi ce l'ho. 18:41. Bene. 18:41. Quindi ragazzi,
La Bardula è stato un caso perché io cercavo la Kadama, ma ho trovato qualcosa di molto, molto, molto meglio. Ciao Daniele Tozzi, interessante la diretta di oggi. Ci tenevo a farla perché molti mi contattano per avere informazioni sulla Bardula rispetto a tutto il resto. Domanda seria. Allora, Franco Messina, si vede che mi segui poco. Stiamo da un mese in prevendita, ciò significa che la Bardula è stata rimessa in commercio. Non la sto pubblicizzando perché voglio principalmente privilegiare in questo momento. Non so quanta ne avrò a disposizione, sto cercando di privilegiare i ragazzi che seguono il gruppo. Quindi chi mi segue, chi segue tutte le dirette, chi segue il gruppo BioBonsai è stato privilegiato perché praticamente ho ricevuto moltissimi ordini, abbiamo sforato i 30, ma li sto continuando ad accettare perché ho avuto una piccola fornitura da poco e se tutto va bene ne avrò un'altra, se tutto va bene. Quindi sto andando a rilento, non sto facendo pubblicità, lo sto dicendo solo durante le dirette, in modo tale da privilegiare chi si guarda le dirette. È di nuovo in commercio. Brava Gabriella, ha fotografato il pannello. Brava. Ho letto un pH prima, 6,98, praticamente un 7, un pH 7, se lo abbassi a 6,5 meglio. L'assorbimento di ferro sarà migliore. Sarà migliore, assolutamente. Ovviamente, se fai fertirrigazione, prima di tutto aggiungi il concime, dopodiché misurerai il pH, perché spesso il concime tende a abbassare il pH dell'acqua. È probabile che tu aggiunga il concime, che sia anche inizio primavera, inizio della crescita, aggiungi anche degli acidi umici, si fa una volta sola e il pH ti arriverà a valori giusti, valori proprio giusti, giusti, non avrai problemi. Quindi che cosa è successo con la Bardula? Come ho fatto io a dire, ma sì, la metto in commercio? L'ho macinata con un martello, ne ho ottenuto circa 2 litri, veramente una quantità piccola. Cosa ho fatto? Ho messo delle piccole piantine, due olivastri e una filirea in dei vasetti piccoli. Ho tagliai completamente le radici, lavate tutte dal vecchio terriccio e mi rimase proprio un tronchettino che era così, piccolino del tronco, senza foglie, senza nulla, e la base di radici. Anche le radici erano tagliate cortissimo. Le ho messe in vaso e l'ho irrigato per un anno senza mai concimare per capire come andasse. Tutto questo senza fare test, senza fare nulla, come si dice navigare a vista, no? Vedere un po' che cosa succedesse. Ed è successo che dopo un anno ho fatto le mie valutazioni. Dopo un anno le piante erano cresciute, internodi corti, foglie verdi scure, coriacee, quindi molto robuste. Parassiti zero e ho fatto le mie valutazioni. Ho detto: secondo me è ricca di potassio, è ricca di ferro, è povera di azoto. Il terriccio non si è minimamente sciolto. E quindi ho detto: cavolo, ho trovato una cosa incredibile! Incredibile! Stai a vedere che è un terriccio ottimo. Dopo questo, allora ho fatto le analisi e le analisi poi mi hanno dato ragione perché tutte queste cose risultavano come io pensavo. È stato bellissimo avere la conferma dalle analisi chimiche. Adesso vediamo quindi ok. Franco Messina, quindi ok, corretto, è di 6,3. Non scendere sotto 6,3, Franco Messina. Questo pH per quanto riguarda la Bardula, perché la Bardula contiene ferro, e per quanto riguarda anche la Kadama, ragazzi, perché ha la stessa percentuale di ferro. Occhio, perché questi valori che io do, tipo 6,5, sono valori indici
nell'utilizzo della bardula. Se utilizzi un'altra cosa, devi fare tu i tuoi esperimenti, anni, 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 e poi forse ci arrivi. Marco Fazzone. Allora, Marco Fazzone, quando tu metti la tua acqua, perché spiego sempre, conosci l'humus, cosa ne pensi? L'humus. No, non lo mischio io l'humus. Ragazzi, io nella coltivazione uso bardula pura. Sono 2 anni che non uso acidi umici, le piante vanno benissimo. Non uso humus. Perché non uso humus? Uso lo sfagno. In quanti miei video si vede che sollevando lo sfagno ci sono i lombrichi. Se voi utilizzate, vi spiego una cosa, se voi non fate coltivazione biologica e utilizzate fitofarmaci, è inutile che usiate l'humus, lo uccidete, uccidete. Se voi utilizzate fungicidi, l'humus non ti serve a niente, lo uccidi. Cioè, lo vogliamo capire, nel momento in cui non fate coltivazione biologica, qualsiasi cosa voi diate di vivo, lo uccidete. È chiaro o non è chiaro? È quello il concetto. Se tu fai una coltivazione biologica, come la faccio ad esempio io, e lo sto dimostrando da mesi, adesso dal 13 marzo che lo stiamo dimostrando, bardula, sopra ci mettiamo dello sfagno, sfagno vivo, all'interno. Si vivranno dei lombrichi e la pianta vivrà benissimo e avrai grandi risultati facendo il meno possibile, il nulla, dando acqua e aggiungendo il concime se lo dai in forma solida una volta al mese oppure se lo dai in forma liquida in fertirrigazione. Però nel momento in cui non fai bio, che tu di acidi umici, che tu usi l'humus, tutte le sostanze naturali che cerchi di immettere le uccidi. È questo il motivo per cui chi non fa bio deve dare continuamente, ogni mese, fare il trattamento con gli acidi umici. Io sono 2 anni che non uso acidi umici. Ciao Nicola. Quindi certo che conosco l'humus, ma nella mia coltivazione non lo devo aggiungere, non lo do. Non lo do perché ho i lombrichi nel mio terriccio. Non li ammazzo con l'insetticida. Da dove arrivano? Dove arrivano le micorrize? Non le ho mai usate, eppure ho le micorrize nei vasi. Non le ho mai usate. Andrea Dede Celetti si è collegato adesso. Andrea, guardati tutta la diretta perché ti serve, dico cose interessanti. Quindi ti serve per la coltivazione, per l'ordine che mi hai fatto e per realizzare la vasca. Da dove arrivano? Bellissima. Io non do neanche, non sto usando neanche micorrize, non le utilizzo. Eppure i pini vanno alla grande. I pini, il pino lo vedremo, dovevamo vederlo oggi, però l'ho fatto in casa. E sabato vediamo pino d'Aleppo. Che avevo potato, ci sono un sacco di gemme da scegliere e quindi sabato vediamo zone forti, zone deboli, cosa dobbiamo fare. Ci sono altre domande. Liliana, ci puoi spiegare se è possibile trovare il pH dell'acqua senza prendere il kit? No, no, Liliana, devi avere un pHmetro elettronico, ti costa poco. Per qualcuno può essere anche tanto, però conservi i soldi per un anno e poi ti compri il pHmetro. Le cartine tornasole non sono affidabili, ci sono i test colorimetrici per le piscine, quindi se conosci qualcuno che ha le piscine puoi utilizzarlo, ma il pHmetro è sempre migliore. Curiosità, il 338 contiene no. Allora, io coltivo con la bardula e utilizzo faccio il meno possibile, ottengo il massimo utilizzando il meno possibile. Quindi uso un concime titolato 338, ma non mi devo preoccupare di usare meso e microelementi. Meso, ferro, magnesio e calcio, contenuti naturalmente vedi che sono abbondanti nella bardula, e microelementi, tutti cedibili, elementi cedibili, quindi non li devo aggiungere. È per questo che
si dice no, magari è un pochino cara la bardula, sì, però ti dà una tranquillità nella coltivazione, una semplicità di coltivazione che non ci sono pari, non esiste. Francesco Patitucci, no, ma credo che non conosci l'humus, se lo definisci acidi umici e basta. No, no, sto dicendo un'altra cosa. Un conto è l'humus e un conto sono gli acidi umici. No, no, sono due cose diverse. Sto dicendo che io non do né non uso né acidi umici e non uso neanche l'humus. Ma perché devo usare l'humus che mi diminuisce l'aria dentro il terriccio, mi fa da tappo? Non lo utilizzo l'humus. Lo utilizza un vivaista per utilizzare l'humus, ma non serve neanche al vivaista perché sfanga. Non va bene. Allora, per rispondere a Marco Fazzone, è una cosa abbastanza istantanea. Tu sciogli il 338 in un secchio. Facciamo un esempio, secchio da 10 litri. E fai sciogliere il 2 kg di 338. Tutta la parte limpida e filtrata la versi nel serbatoio da 1000 litri. Ok? Fai andare la pompa di continuo che pesca da sotto e ributti da sopra e misuri il pH, ok? Misuri il pH. Nel giro di un'oretta il pH sarà stabile. Quando, una volta che hai misurato che il pH, misuri sempre un pH stabile, allora leggi quanto è e a goccia a goccia aggiungerai l'acido se devi ulteriormente abbassarne il pH, acido citrico, aceto, ok? Quindi è una cosa che devi star lì e farlo. Misuri il pH, però devi ammandare di continuo. Se è un serbatoio piccolo, lo mischi, lo misceli con un bastoncino. Se è un serbatoio grosso da 1000 litri, io faccio andare la pompa di continuo. Da sotto pesca e da sopra ci butto il tubo e da sopra butta. Così da mischiare bene tutto quanto. Nicola Castellano. Con la pomice i microelementi non sono mai abbastanza, invece. E certo, la pomice non ha nulla. Non ha nulla, non ce la fai. Stai sempre lì a dare, a dare, a dare, non ce la farai mai. Tutte le piante hanno bisogno dello stesso pH, escludendo le acidofile. Più o meno sì, Gabriella. Gabriella, ho fatto uno studio, ho fatto delle ricerche dove c'erano segnati gli elementi cedibili a determinato pH e sono arrivato alla conclusione che possa dire che un pH 6,5 va bene un po' per tutte, tranne ovviamente per le acidofile, bisogna stare un po' più bassi. Pompa di movimento per acquari. Ossia, no, io ho una piccola pompa che utilizzo per irrigare e quindi faccio andare quella di continuo. Luigi Mallozzi. Sì, io quest'anno ho concimato, non ho fatto fertirrigazione perché non sapevo quando andassi via da questa casa, quindi non mi sono montato tutto l'impianto col serbatoio, eccetera, eccetera. Però io ho concimato, la metti a spaglio, no? Ben distribuita su tutta la superficie del terriccio, poi sopra lo sfagno. Ed ecco che si forma l'humus. Ed ecco che si forma l'humus. Perché il 338 è un concime per coltivazione biologica, quindi non ha subito trattamenti chimici tali da renderlo sterile. Ok. Vediamo se sono altre domande, se no mi sa che per oggi chi vuole la bardula mi scriva in privato, siamo in prevendita, le consegne saranno intorno. E verranno fatte tutte intorno a metà settembre, non oltre, quindi tra poco, in modo tale che chi voglia iniziare con i rivasi, ma anche con qualche raccolta di conifere, così possa farlo. È l'ideale. Se non si mette lo sfagno, funziona uguale. Diciamo che il sole, allora Luigi Mallozzi, il sole tende a degradare la sostanza organica. Ok, però noi il concime lo diamo una volta al mese e quindi questa sostanza organica la stiamo dando praticamente, scusate, di continuo e non sarà, diciamo,
non raggiungerà un degradamento tale da non funzionare. Funziona lo stesso, solo che conviene in coltivazione, con piante in formazione, stare un po' grossetti di granulometrie per avere un'ottima crescita, tanto spazio, tanta aria, tanti macropori e concimare e metterci lo sfagno sopra. Questa è la condizione ideale per fare una coltivazione di formazione. Nel momento in cui abbiamo dei bonsai rifiniti, allora facciamo fertirrigazione, non utilizziamo lo sfagno sopra se non in un momento di caldo eccessivo e coltiviamo cercando di dare più scambi gassosi possibile, perché diminuiamo in vaso bonsai, andiamo a diminuire la granulometria e quindi anche la quantità d'aria dentro il vaso. Facciamo l'opposto. Ok, altre domande? Altre domande? Dino, ti sei collegato adesso? Oggi abbiamo fatto tanto, un'ora, parlato un'ora. Se metto il muschio invece dello sfagno, no, non va bene il muschio. Devi mettere qualcosa che comunque dia possibilità di scambi gassosi. Il muschio non va bene, non va bene in coltivazione. Coltivazione di pre-bonsai, coltivazione non in vaso bonsai. Se coltivi in vaso bonsai, puoi usare anche il muschio. Che viene detto che il muschio non va bene, che il muschio e tam, non so, un sacco di robe, invece no. In Giappone capita spesso, ho visto, sono stato da Kobayashi, molti vasi c'era il muschio sopra. Io stesso ho coltivato delle piante col muschio sopra, con terriccifini, andavano bene, coltivavo benissimo, drenava benissimo, non è un problema. Ma se devi fare diametri e devi ottenere crescita, una pianta col metabolismo accelerato, non ti conviene il muschio, meglio lo sfagno. La bardo la metterai anche nello shop o solo tramite te? Per il momento tramite me devo risolvere alcune cose nello shop che non mi vanno. Una volta che ho sistemato lo shop, allora sarà messa anche nello shop. Per il momento tramite me, messaggio privato. Ok, per oggi è tutto. Sabato, vediamo. Pino d'Aleppo sabato, ok? E ci sono da scegliere le gemme perché è un pino che avevo potato e vediamo le zone più vigorose, come ha reagito. Avevo fatto anche una piega, una divisione di ramo, una piega abbastanza importante. Ok, deve respirare, ma in una pianta finita sì. Allora, funziona così. Utilizziamo lo sfagno perché il passaggio d'aria è superiore rispetto al muschio in coltivazione di piante da spingere. Invece possiamo avere il muschio, tanto si forma sui diametri più fini. Quando usiamo la 3,5 si forma da solo se coltivi bene. E non è un problema perché ti renderai conto che in vaso bonsai comunque fa il suo dovere, cioè che è quello di proteggere lo strato superiore, diminuire il dilavamento, quindi trattiene la terra, un po' come fa l'erba nelle montagne. E in più ti renderai conto che non tappa, ma fa il suo bel lavoro di ridurre leggermente gli scambi gassosi, in modo tale che la pianta rallenti, che tu possa formare interno di corti, foglie piccole, quello che devi fare in vaso bonsai. Quindi, muschio grosso, terriccio di granulometria grossa, muschio fine, chiamiamolo così, terriccio di granulometria fine. E tutta quantità, cioè vaso grande in crescita, vaso piccolo in mantenimento, quindi è sempre tutto correlato. Diabeti non posso parlarne perché devi dedurre dalle cose che io dico. Non posso parlare di abeti perché a Carbonia non posso coltivare abeti. Un giorno che magari mi trasferirò da qualche altra parte, magari un giorno mi trasferisco in Toscana
potrò coltivare anche abeti, chi lo sa. Chi non si sa mai nella vita, no? Beh, parlerei vo molto volentieri. Vi saluto, ci vediamo sabato. Buona serata a tutti, grazie, grazie.